iniziamo con il tema d'oggi e io leggo dal versetto 12 in poi e dopo sottolineiamo alcuni punti. Capitolo 3, verso 12. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla. Perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo. Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio. Tutto il percorso che stiamo facendo si riassume in quello che noi chiamiamo, prendendo dalla parola di Dio, la vita nuova in Cristo Gesù, e che anche nelle messe in questo tempo abbiamo detto più di una volta. La Pasqua ha questi due passi, per dirlo così: la Pasqua di Gesù e la Pasqua nostra, no? Cristo è risorto, ma è risorto per darci la risurrezione, per far che noi possiamo risorgere con Lui, non soltanto dopo la morte, ma già adesso, iniziare a partecipare di quella vita nuova. È quello sempre il nocciolo anche della lettera ai Filippesi che stiamo leggendo, no? La vita cristiana è questo, è partecipare nella risurrezione di Gesù, nella vita nuova che Lui è venuto a inaugurare, ed è questo che Paolo ha sempre in mente: tutto nel cristiano diventa nuovo. Lui, risorto, fa nuove tutte le cose. E quindi abbiamo parlato di nuove relazioni, nuova capacità d'amicizia, nuovo impegno, nuova responsabilità. Oggi parliamo di nuove ambizioni, ma sempre con questo in mente, no? Paolo, San Paolo, pensa a Cristo risorto, a questo Cristo che stiamo celebrando. Parla di Cristo lassù, de Cristo risorto, de Cristo glorioso, del corpo glorioso de Cristo. Quando está pensando a questo Gesù che noi celebriamo, no? Emosso da questo, dice tutto questo che abbiamo letto adesso. Il tema quindi oggi è questo: le nuove ambizioni che genera in noi la vita cristiana, e che quindi sono, non è un'esigenza, devo avere nuove ambizioni, ma è un segno che ci fa capire che Cristo sta vivo in noi, che iniziamo a scoprire nuove ambizioni. Quindi andiamo passo a passo. Devo puntare là, o no, devo accenderlo prima. E quindi la prima domanda è questa: ma è una cosa buona e giusta essere ambizioso? Un libro che spesso leggo con i ragazzi, con i giovani, un libro che guida molto nella vita spirituale, specialmente nei primi passi,
Inicia questo sacerdote in maniera molto semplice raccontando un incontro suo con un ragazzo, un giovane, un studente, che gli dice: padre, mi scusi, ma io non posso essere cristiano, sono troppo ambizioso. Sono troppo ambizioso per essere cristiano. E il sacerdote che subito risponde: non c'è ambizione più grande che quella del cristiano. Se tu mi dici che sei troppo ambizioso perché desideri troppo i soldi, quindi sei poco ambizioso, se ti accontenti con quello. Ed è questo il nocciolo del messaggio di Cristo, no? È una cosa buona ad essere ambizioso? Certo. Che cosa vuol dire lambire qualcosa? Vuol dire il desiderare, desiderare ardentemente, il desiderare vivamente. E il desiderio, i desideri, è un dono di Dio, è parte di quella ricchezza che abbiamo nel cuore. Possiamo dire che è come la benzina, no? Che ti porta avanti. Chi non desidera niente è la depressione, no? La depressione è quella, no? Entrare nella malattia e non avere voglia di fare niente. Invece, segno di vita è che io desidero, che io voglio. Quindi, una cosa buona è essere ambizioso? Certo, certo. La domanda sarà sempre: verso dove va con l'ambizione? La prima cosa che forse oggi dobbiamo chiedere a Gesù è questo: desta in noi una grande ambizione, desta in noi un cuore grande, che sappiamo ambire le cose belle e alte e nobili. Quindi sì, certo che è una cosa giusta. Quindi la domanda può essere questa: qual è la mia ambizione? Qual è la mia ambizione? Qual è il mio desiderio? E ambizione vuol dire non che cosa mi piace, no? Non che cosa mi piace, perché che cosa mi piace muore in me, no? Invece che cosa desidero, che è diverso, no? Cosa desidero? Quindi qual è il motivo per cui mi alzo ogni giorno? Questo vuol dire, no? Quali sono le mie preoccupazioni? Cosa sto cercando? E questa è una domanda da farci in questa settimana, no? Perché settimana prossima faremo un momento di preghiera. Quali sono le mie ambizioni vere, no? Autentiche? E vediamo cosa dice San Paolo sul ambizioso senza fede. Quindi l'ambizione appartiene all'essere umano ed è una ricchezza, è una potenzialità. Chi ha ambizione si muove, chi non ha ambizione si ferma. E questo è uno dei versetti presi da questo brano che abbiamo letto all'inizio. Si comportano da nemici della croce di Cristo, su questo torneremo. La perdizione però sarà la loro fine, perché sì, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. L'ambizione senza fede vuol dire senza la certezza che Cristo è risorto, no? Senza questo orizzonte che Cristo è vivo ed è risorto. Quindi l'ambizione senza fede necessariamente finisce qua, finisce lì, perché non c'è niente dopo, no? Non c'è niente dopo. Quindi possiamo fare un elenco, eppure, di cose belle, no? Che cosa desidero? Che desidero una bella famiglia, un bel lavoro, un bel futuro per i miei figli, quindi cose belle, ma che comunque finiscono lì, perché soltanto Cristo ti apre la porta ad andare oltre, no? Soltanto Cristo risorto. Se non c'è Cristo risorto, finisce tutto lì. E dice San Paolo: il ventre è il loro Dio. Il ventre, se pensa, sì, il mangiare, ma in verità vuol dire se stesso, no? L'ingordigia, sia del corpo, sia anche
di ricevere affetto, di ricevere fama, di come vogliamo chiamare. Il punto è che muore in se stesso. La vita diventa un desiderio di avere sempre di più, o godere sempre di più, ma non può andare oltre, non può andare oltre. Quindi l'ambizione dell'uomo senza fede sempre ha un limite, e quel limite mi porta alla crisi, no? Quel limite porta alla crisi. Quanto più ambizioso un uomo senza fede, pure più rischioso, perché è come una macchina che ha forza ma non sa dove andare, no? È come se io metto in moto qua, non so, una macchina con il motore, qua non c'è spazio per quello, non si può muovere, quindi cosa farà? Mette un leone qua, no? A forza, ma qua fa un disastro, non c'è spazio per quello. Un uomo ambizioso, con cuore forte, ma senza fede, è come un leone in una gabbia, che l'unico che fa è male, l'unico che fa è male. Perché? Perché il cuore è stato fatto per un'altra cosa. L'ambizioso senza fede cerca la propria gloria, è quello. Il Dio il ventre vuol dire quello, che cerca la propria gloria e non può cercare altra cosa. Dove va a finire? E quasi necessariamente, no? A una vita materialista, a cercare soltanto i piaceri, a una vita egoista. Non vuol dire che chi non ha fede è questo, ma necessariamente con il tempo o si apre la fede o diventa questo, perché non c'è un altro orizzonte. Se Cristo non è risorto, devo pensare alle cose di qua, della terra, e le cose qua della terra non saziano mai, quindi devo cercare sempre di più. Qual è il suo fine? E questo anche è importante, è la perdizione, dice la parola di Dio. Forse la sua fine, padre, forse la sua fine, sì. Voleva dire. Sì, qual è la sua fine? Fine, sì, sì, sì. Qual è la sua fine? La perdizione. La perdizione. Perché? Perché ha sbagliato tutto, no? Perché ha sbagliato tutto. Ci sono diversi salmi, a me, quando prego le lodi, spesso si ripetono questi salmi, dove la parola di Dio stessa si fa la domanda: ma come vanno a finire quelli che non credono in Dio? Perché vedo che vanno tanto bene? Se io vedo che la loro vita non hanno, a volte non hanno alcune preoccupazioni che io mi faccio, non si pongono alcune domande che io mi pongo, sembra che sia più facile. È la parola di Dio stessa che dice: guarda che alla fine sempre finisce male. O fanno il salto del passaggio alla fede o finisce male. Perché? Perché la vita non è quella, perché c'è la risurrezione. Il vuoto, l'assenza di sentimento. Ci hai fatti per te, Signore, il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. Signore, finché non riposa in te. Questa è la parte più nota delle confessioni di Sant'Agostino, che ha vissuto un uomo chiaramente ambizioso e che ha vissuto l'ambizione senza fede e che ha sperimentato quindi il vuoto di quello e che ha sperimentato questo: Signore, il mio cuore non si soddisfa con niente, hai creato il mio cuore per te, quindi starà sempre inquieto, sempre cercando fino a che non trovi te, l'unico riposo è in te. E quindi lui diceva, anche lamentandosi della sua propria vita: tardi ti amai, bellezza così antica, così nuova, tardi ti amai. Continua bellissimo questo, no? E dice: Signore, ti voglio bene, ma quanto tempo perso amando altre cose, cercandoti in altre cose.
Ma sono quelle stesse cose che mi hanno detto: noi non possiamo soddisfare il tuo cuore, cerca più in là. Quindi sono quelle cose che mi hanno portato a te. Tardi ti amai, bellezza così antica, così nuova, tardi ti amai. Dice, ti cercavo fuori, e deforme com'ero, guardavo la bellezza del tuo creato, e tu eri con me. E invece io, Signore, non ero con te. Tu eri dentro di me, e io ti cercavo fuori, no? Tu eri nel mio cuore, e io ti cercavo nelle cose materiali. E quello porta soltanto a insoddisfazione. E per quello ti mette in un cerchio, in un circuito dannoso. Perché mangi, ti soddisfano, ma non ti soddisfano. Quindi devi fare ancora di più. E ti soddisfa, ma non ti soddisfa del tutto. E quindi devi fare di più. E quindi di più. E quello è l'inganno sempre. Soltanto Cristo è la risposta definitiva. Quindi, un ambizioso con fede. E qua dove San Paolo, ancora una volta, ci condivide la sua esperienza. Dicendo, e questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua resurrezione. Bello sentire queste parole in questo tempo pasquale. Che io possa conoscere Lui e la potenza della sua resurrezione. È quello che dobbiamo ambire, no? Conoscere Lui e la potenza della sua resurrezione. Dice un po' più avanti. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Quindi adesso mi sforzo, corro, ma per conquistare Lui, perché prima sono stato conquistato da Lui. L'ambizione del cristiano è quella, no? Dobbiamo correre, è una corsa, è una gara, ma la meta è Lui, la meta è Lui. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Quindi desidero, mi trovo in una gara e desidero vincere. La meta è il premio che Lui ha per me lassù. Guardate cosa ha fatto Cristo. È come quando uno che gli piace la montagna cerca di arrivare alla vetta, alla cima, e dice, sta lì, ma quando sta arrivando ti si apre un altro panorama, dice, no, guarda che la vetta è ancora più in là ed è bellissima, quindi andiamo fino a lì. Gesù fa così con la sua morte, ci ha fatto capire che sì, guarda cosa succede se io apro questa porta, guarda che bello. Quindi la meta sta lì, no? La meta sta lì, non finisce qua come tu pensavi, è molto più bello, è molto più alto, è lassù, non qua giù. Quindi quella è l'ambizione cristiana, no? Di arrivare alla meta che è Cristo risorto, arrivare alla resurrezione. La nostra patria invece è nei cieli, quindi non cerchiamo più le cose della terra, ma le cose del cielo. Vivere risorti con Cristo vuol dire quello, vivere nella terra, impegnati nella terra, ma cercando le cose di lassù. Quindi cosa fa Gesù Cristo risorto? Prende le nostre ambizioni, i nostri desideri, e li eleva, le porta più in là di quello che un uomo senza fede può pensare. Non cancella, non annulla. E questo lo possiamo vedere in Gesù. Gesù dice, ad esempio, quanto desiderato mangiare e condividere questa Pasqua con voi. Quanto desiderato quello. Quanto desiderato. Quindi Gesù ha dei desideri accesi. Quanto desiderato, dice, io sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E quanto desidero che già sia acceso. Quanto desidero quello. E quanto desidera quello. E al punto di andare alla croce per quello, no? Al punto di andare alla croce per quello. Ed è qua dove torno a quello che avevo detto all'inizio.
chi non conosce questa ambizione santa, questo desiderio cristiano, chi non conosce quello è un nemico della croce. Perché? Racconto esperienza molto semplice che forse l'avete sentito più di una volta. Mio padre aveva una pedagogia che non me l'ha detto, ma uno la scopriva facilmente, in cui ti metteva i paletti, che ti servivano come purificazione. Nel senso che io dicevo, papà, io voglio suonare la chitarra. Benissimo. Comprati la chitarra, mi diceva, no? Comprati la chitarra. Ma no, dovevo andare, fare qualche lavoretto, vendere qualcosa, comprare la chitarra. Adesso io ti pago la maestra, l'insegnante, no? Ma quel comprati la chitarra serviva perché io pensasse tre volte, ma davvero voglio farlo o non voglio farlo, no? Davvero voglio farlo o non voglio farlo? E lo stesso ha fatto con la scuola, lo stesso ha fatto con l'università. Vuoi andare all'università? Pagati l'università. Bene, dopo due anni di lavorare, pagare l'università, ok, se ti serve un aiuto io ci sono. E quello serviva, no? Ma questo è un capriccio o lo vuoi davvero? La croce serve per quello. Io voglio Cristo. Ok. Quindi ti posso togliere la salute? No, non mi toccare la salute. Dai. Io voglio Cristo, quindi puoi vivere un po' di solitudine per stare con Lui? No, dai. La croce purifica e santifica le ambizioni. Perché Gesù nella croce non poteva dire io desidero la fama. Cioè, stava lì, insultato da tutti. Non poteva dire io desidero la ricchezza, non poteva dire io desidero la salute, non poteva dire io desidero i soldi, ma poteva dire io desidero la volontà di Dio, io desidero la risurrezione, io desidero la redenzione degli uomini, io desidero quello. Quindi la croce ti serve di fulcro e di filtro e di purificazione e ti fa capire quali sono le tue vere ambizioni. Un ambizioso con fede cerca la gloria di Dio. E per capire questo, serve che a volte Dio ti tolga la tua gloria. Perché tu possa capire, ma davvero vuoi la mia o vuoi la tua? No, io voglio la tua, ok. Ti tolgo la tua anche un attimo. E se tu non ce la fai, vuol dire che ancora stai desiderando pure la tua, no? La croce purifica e porta la gloria di Dio. Transforma, eleva le tue ambizioni naturali e ti dona nuove ambizioni e desideri. Sono due cose. Inizio da qui. La fede in Cristo risorto ti dona nuove ambizioni che prima forse non avevi. Prima perché desidero arrivare al cielo, che forse prima non lo desideravo tanto o non ero tanto consapevole. Desidero condividere con Gesù la gioia di stare con Lui. Dopo si concretizza ancora di più. Desidero andare a messa, ad esempio, che prima non lo desideravo. Andavo, ma non lo desideravo. Adesso lo desidero. Desidero condividere la fede con altri, prima non lo desideravo. Cioè, desidero, non so, penso con Maurizio, siamo andati a celebrare lì al carcere, anche con Michele, Maddalena. Ma perché desideri andare al carcere la domenica? Tu puoi stare con la tua famiglia facendo altra cosa. Ma adesso desidero cose che chi non ha fede non lo capisce. Succede ai ragazzi diversi. Alcuni dicono, questo è qualcosa che vedo io, non che dicono loro, che rimangono qui per studiare.
e alcuni veramente studiano tutta la settimana santa. Altri rimangono qui perché vogliono condividere la settimana santa in una maniera diversa. Certo, i genitori non lo possono capire e nemmeno loro lo dicono molto, ma io so che è così, perché cioè, voglio condividere la celebrazione con i miei amici, voglio pregare insieme, voglio il sabato andare a pregare invece di stare facendo la festa a casa. Sono nuovi desideri che prima non c'erano, adesso si fanno presente. Ma pure eleva le ambizioni naturali. Vuol dire ti rinnova nel desiderio di lavorare, ti rinnova nel desiderio di prenderti cura di te stesso, di prenderti cura della tua famiglia. Non ti porta a trascurare, ti porta a desiderare pure quello, ma in una maniera nuova. Adesso lo desidero, ma per un altro motivo. Adesso desidero lavorare bene, ma per gloria di Dio, per il bene degli altri, per servire meglio, per sfruttare al massimo la mia potenzialità, non soltanto per ammassare ricchezze. Quindi fa tutte e due. La fede desta in te nuovi desideri, ti apre nuovi orizzonti, manca, rinnova i tuoi desideri naturali, quelli che condividiamo con tutti. Quali sono concretamente le ambizioni nuove del cristiano? Conoscere Gesù, essere come Lui, guadagnare la vita eterna. Questo è un segno che Cristo sta nascendo in te. Questo è il segno che lo Spirito Santo sta agendo in te, che inizia a desiderare conoscere Gesù. A me chiama molto l'attenzione come in maniera spontanea, quando ad esempio uno studente conosce Gesù, inizia a studiare tutto pensando in Gesù. Adesso sto lavorando molto con gli studenti di medicina. È interessantissimo. L'altro giorno pensavo io, no? Stavamo domenica o sabato, ma tardi già, 11 di sera, con due ragazzi, c'era un gruppo grande, ma due particolarmente, parlando di genetica, del DNA, come funziona, come non funziona, perché la domanda era, ma il DNA di Gesù com'è? No? Come funziona lì, no? Come si può fare quello? Stavamo parlando di medicina, di genetica, di biologia, di chimica, di che? Alle 11 di sera di una domenica, in maniera spontanea. Perché? Perché voglio conoscere Gesù, perché voglio sapere di più, no? Perché desta in te un nuovo interesse. Se non hai quello, cioè forse Gesù ancora non sta tanto vivo in te. E voglio essere come Lui, non soltanto conoscere di più, voglio essere come Lui. Quindi voglio migliorare, voglio trasformare la mia vita. Come dice San Paolo, io voglio essere trasfigurato, trasformato in Lui. C'è il desiderio per la santità, il desiderio per la santità. E voglio guadagnare la vita eterna. E questo è un discorso che noi dobbiamo ripetere sempre. La nostra destinazione è il cielo, la vita eterna, che non soltanto esiste, ma è la vita vera, è la nostra destinazione. Inizio a desiderare quello, è per quello che i santi potevano dire: preferisco morire che peccare, preferisco morire che peccare, perché perdere la vita eterna, quello no. Mi avvio verso la fine. Due virtù o frutti dello Spirito Santo che accompagnano questo. E che quindi dobbiamo farci la domanda. Uno è la magnanimità. Magnanimità che cosa vuol dire? Anima grande. Anima grande. Che desidera cose grandi. Ma non, certamente adesso capiamo bene, non cose materiali grandi. Anche quello, non c'è problema, ma perché desidero il cielo, non c'è persona più ambiziosa che il cristiano, perché io voglio il cielo. Quando Gesù, in una visione, ha chiesto a,
a San Tommaso d'Aquino: chiedimi quello che vuoi, cosa vuoi da me? E San Tommaso ha risposto: da te nulla, voglio te. Voglio te. Non c'è ambizione più grande di quella, no? Voglio te. Quindi grandezza d'animo che si manifesta nella generosità. Voler avere tanto io è segno di, non so se esiste in italiano, dire pusillanimità. Sì, si dice così. Voler avere tutto io è segno che non ho il cuore grande. Chi ha il cuore grande dà con generosità, pensa con generosità, pensa agli altri. Pensa agli altri, perché? Perché un cuore grande non è perché è grande di misura, è perché è aperto. È perché è aperto. E insieme alla magnanimità c'è la longanimità. Cosa vuol dire? La capacità di pazienza e sopportazione. Perché? Perché io punto lontano. Perché io guardo lontano, quindi sono in grado di affrontare questa difficoltà perché sto guardando più in là, perché so che dopo viene un'altra cosa. Gesù può passare attraverso la croce perché sa che viene la resurrezione, ed è questo il messaggio della Pasqua. C'è l'ultima parola, ce l'ha la vita e la resurrezione, e quindi posso andare attraverso la croce. Se mi togli quello, quindi già non guardo più lontano, ma guardo qua vicino, e non ce la faccio. Perché soffrire per soffrire non è il caso. Ma se tu mi fai capire che dopo c'è l'altro, e quindi sì. Penso questi due ci servono anche come punto di verifica. Sono magnanimo, sono capace di pazienza e sopportazione, sono generoso. E quindi mezzi per crescere nell'avere ambizioni sante, e con questo finiamo. Offrire le mie ambizioni e desideri a Gesù. Offrire. Dire: Signore, io desidero avere un lavoro migliore, io desidero il bene per i miei figli, io desidero questo. È questo che desidero, è questo che mi muove ogni giorno. Ti lo offro, ti lo presento. Ti lo presento, non ti lo nascondo. Ti lo offro, ti lo presento. Ma lo metto nelle tue mani. Quindi tu sai che io desidero quello. Ma tu sei meglio di me. Tu sei meglio di me. Quindi ti lo offro. Lo lascio nelle tue mani. Fare il bene, bene, come Gesù. Fare il bene come Gesù. E terzo, rettificare le intenzioni in ogni azione. Rettificare, non importa quale sia il tuo agire, importa se lo fai per Cristo, con Cristo, come Cristo. È quello che eleva, no? E santifica l'intenzione. Che Signore, io lavoro per Cristo, con Cristo, come Cristo, per te. Ed è per quello che pulisco la casa, ed è per quello che vado a lavorare, ed è per quello che faccio questo e quest'altro. Quindi quello mantiene il cuore in alto. C'è quel bellissimo invito nella messa, giusto al centro della messa: alziamo i nostri cuori, sursum corda. E dice: dai, alziamo il cuore, non cerchiamo le cose qua, alziamo il cuore. E la risposta è com'è? Sono rivolti al Signore. Quello è che noi dovremmo fare. Iniziamo a lavorare. Il mio cuore è rivolto al Signore. Alziamo il nostro cuore. Cerchiamo Lui. In quella maniera diventiamo ambiziosi, ambiziosi in Cristo. Proposte, domande per questa settimana. In questo mese abbiamo pensato non fare i circoli, ma la riunione di preghiera, l'incontro di preghiera settimana prossima. Prossima ancora avremo l'incontro di condivisione, o quarto mercoledì, come abbiamo voluto chiamare.
Quindi queste domande forse dopo vanno anche via mail o come messaggio per la riflessione personale e le porteremo alla preghiera settimana prossima. Sperimento che Gesù ha trasformato qualche mio desiderio o questa esperienza? Che prima cercavo questo e adesso vedo che non lo cerco tanto o inizio a cercare altra cosa e non soltanto quello. Quali nuovi obiettivi il Signore ha posto sul mio cammino in questi mesi? Non so, qualcosa che adesso è come un obiettivo per te che prima non ce l'avevi. Questo per cosa? Per scoprire se lo Spirito Santo sta agendo in me. È quello. Quali sono le mie preoccupazioni ed occupazioni quotidiane? Questo a cosa serve? A fare il punto di realtà. Concretamente, ogni giorno, a cosa pensi? Cosa ti toglie la pace? E cosa ti dà gioia? E quello è un fatto per capire bene dove sta il tuo cuore, no? E se c'è qualcosa che devi purificare. Quali sono i segni di magnanimità e longanimità che inizio a scoprire nella mia vita? Adesso sono in grado di essere più paziente, di sopportare un po' di più, prima non c'era tanto. Adesso posso pensare un po' più a lungo, no? Prima vivevo giorno da giornata. Ancora, sono domande non tanto per metterci dei propositi, ma per scoprire se sto lasciando allo Spirito Santo agire in me. Perché tutto questo è opera dello Spirito Santo. Si fa toccare da Gesù. Questi sono i segni che accompagnano coloro che credono, così dice il Vangelo, no? Ok, questo è il tema proposto per questo mese, quindi essere ambiziosi in Cristo. Ripeto, queste domande forse dopo le mandiamo via mail perché servono come guida. Settimana prossima faremo un incontro di preghiera a San Domenico, portando tutto questo, perché è un'azione di santificare le nostre ambizioni. Finiamo qua. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.